infatti si vede dal risultato che eccola là, per 7 persone accorrono camionette di polizia e carabinieri, perché tanto noi comunque sia, cosa siamo? Cacca sociale. Ma non allora, sembra così, d'amblè con la camionetta venite con le guardie per chiedere a 5 persone che stanno parlando il controllo. Si tratta di 1 milione di euro spesi per affittare, si tratta di una soluzione temporanea, per un anno, uno spazio dove depositare questi container. In realtà sono piccoli moduli di plastica, in ognuno dei quali dovrebbe trovare spazio una famiglia di 6 persone o eventualmente quindi più famiglie all'interno dello stesso cubicolo. Pensare di fare un ghetto, di segregare la povertà, che è l'unica cosa che serve, è una cosa che c'è già ed è la casa popolare. Io ho paura di finire in questa struttura, perché io vengo da una struttura simile. Il mio primo approccio con i centri di assistenza alloggiativa temporanea nasce in una struttura simile, nel quale io ho vissuto 2 anni, mio figlio 3 mesi, ha mosso i suoi primi passi entro 15 metri quadrati dove non c'entrava neanche il girello. Questa non è una soluzione, questa è una ghettizzazione, che tu mi prendi un modulo del genere, tu così non mi stai aiutando, tu così mi gambizzi. Infatti si vede dal risultato che eccola là, per 7 persone accorrono camionette di polizia e carabinieri, perché tanto noi comunque comunque sia, cosa siamo? Cacca sociale. Se gentilmente mi dai, dopo no, io comunque volevo capire qual era anche un normalissimo controllo. Perché io omissivamente per fare un'intervista. Fate benissimo, no, potete tranquillamente fare. Allora io passando. Passando, no, ha visto, ok. È inutile stanno, che lei ripeti di nuovo questo. No, 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 non ci sta, ma sta a per culo, scusa. Non è una cosa che sta passando per casa, ma ancora ci continuiamo a parlare, ma che è davvero? Faccio il poliziotto. Io oggi ho scelto di passare su questa strada e lei oggi ha scelto di farsi chiamare da qualcuno per farmi prendere i documenti. Ma non sembra così, d'amblè con la camionetta venite con le guardie per chiedere a 5 persone che stanno parlando. Controllo.